Don't be scared. Bella ragazzi, allora questo è solo una piccola cosa che volevo dire perché purtroppo mi sono sbagliato e è venuta eliminata la clip del secondo episodio, quindi questo sarà il terzo. Mi dovete scusare davvero, purtroppo è stato un errore mio, era venuto anche bene il video, mi voglio scusare. Questo sarà il terzo episodio, godetevelo e buona visione. Scusate davvero raga ancora, purtroppo queste cose a volte accadono. E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio, io sono Billy. Oggi siamo qui insieme a Giova nel terzo episodio di I Due Vagabondi. E ci eravamo lasciati nel secondo episodio che avevamo costruito un bel po' di più la casa e tutto il resto. E Giova aveva fatto la lotta con i mob. Giusto Giova? Giusto. Quindi comunque era andata così. Allora, oggi avevamo detto, se ti ricordi, che dovevamo andare a trovare, mi sembra, o mi sbaglio, della cosa fosse quella luce. E poi avevi detto che dovevamo andare anche a vedere un'altra cosa, ma non mi ricordo. Vabbè. Chi era quella luce? No, avevi detto che dovevamo andare tipo in spedizione per trovare materiali, una roba per del genere. Vedere la luce. No, ho detto di quella luce. Vabbè, allora andiamo. La luce era là in fondo, solo che adesso che non è più notte non si vede. Vieni. Un attimo che mi faccio un piccone. C'è un piccolo di lama, vabbè. Allora io vado a prendere un po' di legno. No, andiamo a vedere un attimo di cosa si tratta. Sì, un attimo, prendo un attimo un po' di legno. Comunque l'ho ritrovato il coso, dov'è? Oh, c'erano le canne da zucchero, grande. Vabbè. E allora, e regà, portale che andiamo vicino casa. E l'idea è stata questa: invece di fare due episodi a settimana, ne facciamo tre. Uno martedì, uno giovedì e uno sabato. Perché, visto che è una serie che ci piace molto, diciamo che è meglio così. Così facciamo anche molte più cose. Perché magari dopo, che so, negli altri giorni della settimana non porterei video perché comunque, cioè, diciamo che sono sempre le stesse cose. Come vi ho detto, devo aspettare il computer. Una volta che avrò il computer farò video migliori. Quindi magari aspetto un attimo per avere il computer, così dopo posso portare dei video di qualità maggiore e fare contenti anche voi, perché comunque, se avete notato, anche per questa serie qui, mi sto impegnando molto nel farla, ho scritto in descrizione la roba e tutto, perché comunque ci conto, cioè mi piace molto questa serie e c'è anche Giova, quindi tanto vale. E Giova, te dove diamine sei andato? A vedere da dove proveniva la luce. Ci sto andando. Senza di me? No, ti sto aspettando. Dove sei? Non mi dai il nome? Qui. Sei shiftato? No. Ah, sei in acqua. Però non me lo dava il nome. Strano. Boh. Tanto sono sicuro che è un pozzo di lava. 3, 2, 1. Chi è qua? Qui è la lava. Ecco. Sapevo. Eccola qui. Io ho trovato del carbone. Prendo? Sì. Io ho trovato dei fiori. Buono, ci serviranno per fiorare. Per incolorare, per certo. Ragazzi, allora, torniamo fra poco. Un attimo. Ok ragazzi, siamo tornati. Tornati. Sì, tornati. Dopo pochissimi minuti. Sì. E allora, comunque abbiamo scoperto che il mistero era una pozza di lava. Sì, che ed è l'avevi molto già buono, detto sai, prima, perché però quando dobbiamo farci la stone, prendiamo i secchi di lava e siamo a posto. Sì. Oppure prendiamo subito i secchi, cioè facciamo con i secchi, puoi prendere qualunque cosa. Quindi io ti consiglierei già di prendere
quella roba lì. Comunque io ti dico una cosa, che sinceramente Prendo un po' di lava, dici tu? io che a Minecraft no, aspetta, perché io a Minecraft che ci gioco tanto, so che sinceramente quella cosa lì del genera cobblestone non è molto utile, perché io tipo posso andare in miniera quando mi pare, con un piccone Minare. normalissimo di ferro, Anche di vai lì, pietra, anche di sì, pietra. anche di pietra, ma faccio un esempio per dire, perché alcuni Uguale. i picconi di Ale, pietra indovina cosa ho dicono che è una trovato. merda. No, Ti va dimmi, bene se ti dimmelo chiamo voce. Ale oppure Alex? Ale, va bene anche Ale. Ok, Alex, perfetto. Ho trovato uno stacco e mezzo di argilla. Buono, buono, perché l'argilla è abbastanza rara. L'hai Mi trovata in piace un un sacco fondale come marino? materiale. L'hai trovata in un fondale Sì. marino o in una riva? Lì si trova. Lì si trova. No, anche nelle Oh, c'è rive. una caverna! C'è una caverna grande, ci metto Sì, non ci qualcosa per farla andare oppure riconoscere. varci, ma per poco, perché Andiamo, comunque. ti aspetto, è sotto casa nostra. Sotto Sotto casa i nostra. nostri occhi. Cioè, sotto casa nostra, nel senso molto vicino a casa nostra, in profondità. Che Ah, beh, sì, l'avevo già trovata quella lì. Che per costruire non è sopra la casa esplorata. l'avevo un po' tappata. No, è un'altra. È ancora del tutto aperta. Ah. Oh, Invece, grande, stai invece. facendo lavori in corso in tutti i sensi. Grande. Allora, Cioè, sì, sto prendendo un po' di legno perché secondo bravo, bravo, sì. Metto me meglio prima avere una casa stabile più che avere tanti materiali ma non avere ti niente metto di tutta che. l'argilla Allora, quanti e piani? vado ad Aspetta, quanti esplorare la piani miniera. avevamo detto che facevamo? 4. Messo anche un po' di cannette da zucchero. Sì, è vero, 3, scusami, adesso non stavo pensando a quello che dicevo. Allora, Allora. Allora, io rinizio a Allora. costruire, stupido lama. Rinizio a costruire. Io invece vado ad esplorare la miniera e ti dico cosa trovo. Sì, vai te Va perché sai bene. che io non sono. Cioè, io sono più portato a costruire che a fare. Ho finito i Purtroppo. bastoncini. È per questo che di solito quando inizio una serie non la porto avanti, perché fare tutto da solo alla fine è difficile se magari in No, qualcosa, ma no? è anche più brutto, cioè nel senso da Sì, solo ti invece annoi se fai dopo un una. po'. Se giochi con qualcun altro ti diverti di più, invece così, stando da solo, dopo un po' ti È tipo annoi, una smetti anche di sopravvivenza in giocare. due. Sì, no, ma è una normale Oh, sopravvivenza. un altro polletto che mi fa un uovo in faccia, grande. Io diventerò un grande amico dei polletti. Questo ti ricorda un po' il secondo episodio dove praticamente te hai lottato sì con i mostri, ma hai anche tipo. Avevi già preso un uovo in faccia. Dai miei amici Pollito. Pollito. Perché c'è un po' di terra? Ah, l'hai tappata tu, forse. Cosa? Questa caverna. Ok, Se c'è una caverna tappata dalla terra, l'ho tappata io. Perché mi dava è fastidio. questa. Non mi chiedere il perché, ma a me certe volte le cose mi danno fastidio. Punto. Sai che mi sa che forse non mi basta il legno. Anzi no, togli il forse. Di un blocco. Ma che palle. Di un blocco, vabbè. Capita. Visto. Oh, ti stavo per dire, Giova, vieni che dormiamo, ma. Mi sono dimenticato che i Abbiamo letti non li letto. abbiamo. Ascolta, vado a prendere. Vado. Ho visto una pecora, la uccido. Adesso tranquillo, me li procuro io i pezzi di lana. Tu continua a Ok. fare Pezzi quello di che stavi lama. facendo. Sì. Un Prendo anche i fiori, tanto per altro cambiare. polletto. Ciao Oh, polletto. le zucche! Dove? Qua, Dove vicino a sono? casa, proprio vicino a casa. 3 zucche. Grande. Le zucche sono utilissime. Sì, no, non sono proprio utilissime, ma diciamo che sono molto, Sì, molto, sono molto rare. carine. Molto molto rare. Le piantiamo nella nostra piantagione. Che poi alla fine tutti dicono che Bravo. le zucche sono rare, poi alla fine io ogni volta ne trovo. Boh. Sì, perché Sarà sono perché magari rare ho nel del culo senso. io. Boh. Cioè, non lo so, io ogni volta che creo un mondo trovo subito le zucche. Anzi, è una delle prime cose che trovo io. Ho illuminato un po' il piano di sopra. Sì, non spawnano mob Sì, io adesso indesiderati. sono nella foresta, se mi arriva un creeper o qualcosa, vabbè che lo sento, però muoio. Sicuro, 100%, Ok, quindi. io devo mangiare un qualcosa perché ho tre cuori e Ascolta, quattro. io No, l'unica quattro cosa. cuori e Io ho quattro trovato pesci. solo una pecora. Questa è l'unica cosa che ti volevo dire. Adesso ho ucciso No. pure una mucchina per avere un po' di cibo. C'è un ragno che di sicuro mi starà seguendo. No. No, per fortuna è un ragno buono. Non mi voleva spaccare il culo. Ho Oh, è preso un. cresciuto Boh. il grano, a proposito. Sento uno zombie vicino a casa, ma non lo vedo. Ok, un'altra pecora.
Ah, un'altra pecora, ok, Oh, è cresciuto il grano grande. Pane in arrivo. vai. Oh, ho anche 6 pezzetti di carne di mucca, eh. Quindi abbiamo anche un po' di rifornimento. Dai, oh, mi dai un altro po' di pecore, qualcosa. Madonna, ma qui è un'intera pianura di mucche, guarda. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, l'ho sentito lo zombie, è vicino a noi. Eh sì, ma non l'ho visto, non lo vedo. Mi correggo. No, Mi erano sta 5 piacendo un sacco zucche. questo No, mondo, 3. sai. Sì, anche a me. Sta andando molto meglio di altri mondi. Molto Tu bene, molto bene. hai dei Il pezzi pane di si lana faceva o con il lettuce? niente? Niente, però ho incontrato una No, mucca. sono tranquillo, va bene comunque. E io Vuoi però mi mangiare tu devo. la prima Aspetta. fa... Vuoi mangiare tu la prima pagnotta della serie? No, no, mangiala te. Perché non mi Amo piace. tutti i cosciotti. Dai, ti prego, mangiala tu. Io ho tutti i cosciotti. Va bene. La terrò per quando ho davvero bisogno. E la mangerò in Giusto. questo episodio. Vuoi dei Questa sarà la semini? pagnotta. Sì, grazie, devo andare a... Ok, Ah, vabbè che. sa... Allora. Ciao, Però ti ragno. dico che sono un bel po', eh. Sono un bel po', anzi sono un po' troppi. Mi correggo. No, vanno Sono benissimo. un po' troppi, eh. Guarda, ora te li do, vieni. Ok. Sono due. No. 10. Ok. Ottimo. In verità erano Oh, non mi due. fa aprire la cesta. Si è buggato. Alex, non mi fa aprire la cesta. Oh, mi sta Oh, lagando il magari. mondo. Magari stai crashando. Impossibile. Sei No, ok, si è sicuro? ristabilita la connessione. No, no, c'era stato tipo un lag momentaneo, non ti preoccupare. Che schifo. Che brutti lag. Giusto. Ma te volevi anche delle finestre, no? O sì? Non so se vuoi farle, falle. Cioè, se vuoi Magari più avanti, farle, adesso falle. no, perché non abbiamo materiali. Aia. Allora, Giovanni. Allora, io metto i miei 16 di carbone e li metto dentro alla cesta. Poi Ok. la pelle, Dove abbiamo si 10 di lavorava? In quale pelle. sezione si lavorava l'argilla, scusa? In quale sezione? Si lavorava l'argilla, sì. Per fare cosa? Dipende. Non lo so, no, qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa? Dove si Nell'ultima. lavora l'argilla? Nell'ultima. Nel... Sì, no, però nel crafting l'ultima. Ah, mi viene il singhiozzo. Capito, capito. Quanta lana hai? Ok. Così mi regolo se possiamo fare un letto. Ne ho già fatto Ah, ottimo. Aspetta, lo vogliamo colorare? Alex, i lettini potremmo metterli al secondo piano, sono molto più carini al secondo piano. uno. Va bene. Oh, c'è una strega. C'è una strega. L'ammazzo. Dove? A puttana. No, c'è pure un mini. Non c'è uno zombie con la palla di ferro. Aia! Mi ha avvelenato. Mi ha avvelenato. Aia. Ti voglio dare una mano. No, vabbè, ma li ho già uccisi, però. Stronzo. No, giuro 25 secondi. Ah, vabbè, tanto c'ho tutte le cosciotte, tiè. Tanto rimani sempre con un cuore, quindi entra in casa. Dopo Aia. che ti avvelena, ti ferma, si ferma sempre un cuore, fidati, quindi. No, ma poi tanto non me li levo perché Aspetta. adesso. Adesso mangio il pane della leggenda. No, aspetta, no, appena finisce l'effetto, non ora, devi mangiarlo appena finisce 5, l'effetto. 4, 3, 2, 1. È il momento di incoronare. Quindi Ah. mangia. Era buona questa pagnotta, vero? Sì, così Del buona che è grano durata. 100%. Così buona Del che è grano durata così 100% del poco. nostro giardino. No, io sto dicendo sul serio, Giovanni. Era così buona che è durata pochissimo. Cioè, tempo di mangiarla e aveva già finito il suo effetto. Non è molto Però buona, da quanti Giovanni. cosciotti ti ha dato? 4? Me ne ha dati 3? due. Quanti? Vabbè, l'importante è averle le pagnotte, cioè nel C'è un senso. creeper. Un Ma tanto sei in creeper. acqua, coglione. È una Ah. cre. Oh. Ah, sta venendo Anzi, lo fai giorno. esplodere un Bene, bene, po', ma bene, niente. bene, 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 bene.
Bene, bene, Io voglio finirla sta bene, bene, bene. casa. Voglio avere una casa stabile perché è cioè, sinceramente, no? È un po' brutto da vedere una casa non finita. Proprio da fastidio. Oh, Lavori in corso. una pecora. Thanas. Ah, due scheletri, due scheletri, due Rientra in scheletri, casa. Rientra in due casa, veloce. Rientra in scheletri. casa. Io ti No, vabbè, aspetto. aspetta che c'è la pecora. Rientra in casa. Veloce, muoviti. Vabbè. Due Un saluto per il scheletri. nostro caro amico Alex, che No, ce durante l'ho la sua vita è fatta. stato un uomo valoroso e da ricordare. Cioè, il bello è che ho girato l'angolo e dietro un albero c'erano due scheletri. Tipo, prima una freccia, poi due, tipo, oddio, oddio, c'è uno zombie di quelli lì trasformati, villager. Un zombie villager. Quindi può essere che ci Che sia un coglioni, villaggio si è cui buttato nell'acqua per venirmi ad uccidere. C'è una pozza da cui non potrà mai più risalire, ma lui si è buttato solo per prendermi. E ora rimane lì dentro perché tanto non si può uscire da lì. Coglione, Alex, sai che cosa ho fatto? C'era uno cosa? scheletro che stava bruciando, ho fatto tipo Rambo dal tetto e l'ho ucciso. Ficus. Comunque sto completando il tetto della nostra casupola. Cioè il tetto, diciamo, le finte mura, cioè quelle che dovrebbero essere delle mura. Quanto lo facciamo alto? 3? Sì, ma cosa... No, però stai usando quel legno libero. Assi di quercia. Aspetta, Giovanni, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta prima di farlo. Fermo. Vieni. Ti do un po' di legno, fermo. Ok. Ma ragazzi, con Giovanni che costruisce, direi che per... Il terzo episodio è tutto, noi ci rivediamo nel quarto episodio, come ho già detto anche nell'altro, nel secondo episodio ci saranno video martedì, giovedì e sabato, spero che il video vi piaccia, mettete like se vi è piaciuto, iscrivetevi e noi ci rivediamo a un prossimo video. Bella!